stata una brutta sconfitta nel contesto di una prestazione tutt'altro che negativa. I suoi ci hanno provato fino all'ultimo. Il problema è che adesso la classifica piange, la vittoria manca da oramai 3 mesi. Che bisogna fare per dare una sterzata? Ma sarebbe troppo facile dire che domenica prossima ci rientrano i giocatori importanti quali Margarita, Petrucci e quant'altro. Secondo me sarebbe troppo riduttivo. Io dico che, come hai detto tu, oggi è stata una sconfitta atipica. La mia squadra oggi non meritava di perdere, io la vedo in questo modo, e quindi sono molto fiducioso, perché in ogni caso la prestazione c'è stata. C'è stata prestazione, c'è stata la reazione. C'è stato, secondo me, il tenere botta a una grande squadra, qual è il Campobasso, che non la scopriamo noi. E soprattutto, secondo me, è fondamentale pensare che abbiamo creato tante palle gol, perché non so se è sul taccuino o se riuscirete a farle vedere sulle immagini, però voglio dire, io ne conto tante. Il portiere è stato il migliore in campo. Secondo me è stato il migliore in campo, e ripeto, noi però entrerei un pochino sui particolari, come sempre, è stata una partita viziata dai particolari. Loro hanno fatto un lancio di 40 metri sui quali chiaramente c'è stato un errore di 3 giocatori su 4 della nostra difesa. Sbagliato il difensore centrale, sbagliato l'esterno di difesa a non fare la diagonale, sbagliato il portiere a non uscire, e abbiamo preso gol. Dopo questo gol, secondo me il Campobasso nel primo tempo ha rifatto una buona azione dove poteva chiudere la partita del primo tempo già col 2-0. Ha avuto un buon palleggio, però la squadra, voglio dire, accorciava sempre, era aggressiva, era in partita. Noi invece il primo tempo abbiamo avuto una palla, quella con Vallorani sul fondo che ha messo dietro, e un bel tiro di Galli. Primo tempo è stato un po' così. Al primo minuto del secondo tempo chiaramente abbiamo preso questo gol, che però lo vorrei raccontare, o se riusciamo a rivedere le immagini tutte è un po' particolare. Fallo su di noi a 3/4 di campo, fallo su di noi a metà campo, giocatore a terra, palla che non viene buttata fuori, purtroppo va detto, perché il calcio c'ha anche una sua etica. La palla arriva sul fondo campo, riusciamo a recuperare. Un giocatore loro, Alessandro, molto bravo nell'uno contro uno, riesce a uscire fuori dal fondo del campo, la mette in mezzo, e non so se avete visto, ci sono delle foto, gli faccio pubblicità, di Edo Fanini, c'è delle foto dove sulla linea di porta c'è il nostro giocatore Matinada che viene proprio con la maglia. Se anche la televisione Campobasso la può riprendere, questa foto è proprio evidente, viene tirato proprio a terra il nostro giocatore e viene fatto il secondo gol, quindi un gol viziato da 3 falle, chiaramente ha chiuso la partita. Loro a quel punto, per come sono bravi in attacco, secondo me hanno fatto un solo contropiede veramente importante. Invece noi da quel momento in poi, forse, ripeto, abbiamo giocato a calcio, abbiamo costruito 5 palle gol importanti, dove però quando non lo fai il gol nel calcio, il calcio è mettere la palla dentro alla porta. Quindi voglio dire, noi non l'abbiamo fatto, il Campobasso l'ha fatto, perdiamo, onore al Campobasso che è una signora squadra, ma non la scopriamo noi, doveva giocare per vincere il campionato, farà i playoff e farà la sua bellissima figura. Noi lo sapevamo fin dall'inizio, non abbiamo mai nascosto, e veniamo da 2 campionati vinti da categorie inferiori. Il nostro campionato quest'anno ha un solo obiettivo: vincere questo campionato, vuol dire salvarci. Quindi noi dobbiamo salvarci anche all'ultimo minuto dei play-out. Siamo abituati a fare i play-off negli anni passati, quest'anno forse faremo i play-out. Siamo abituati, veniamo dalla strada, sappiamo ricorciarci le maniche. Ripeto, oggi io sono contento che in ogni caso la squadra fino al 90esimo non ha mollato mai, e sono convinto che adesso, col ritorno di tutti gli ingredienti al posto giusto, ce la possiamo lottare fino all'ultimo minuto, e andremo pure quest'anno a festeggiare la nostra 3ª vittoria di campionato. Mister, io dopo la sua lunga disamina non mi permetterò di entrare in polemica, perché se vogliamo vedere anche qualche altra cosa, c'era un rigore con espulsione a fuori del campo basso e quant'altro. Non è questo lo spirito della mia domanda. Io l'ho apprezzata a Campobasso per la sua grande personalità e soprattutto della sua grande equità nel giudicare le partite. Quello che mi è sembrato oggi, parlando del Monticelli, è che è una squadra che forse gioca troppo bene al calcio per lottare in quelle zone di campionato. La ringrazio per il complimento, e ripeto, in questo momento io non posso cercare alibi e non posso cercare motivazioni per cui questa squadra dare delle giustificazioni alle sconfitte della mia squadra. Dico solo che ci dobbiamo ricorciare le maniche dove pensare alle prossime 5 partite. Il complimento che lei mi ha fatto l'apprezzo tantissimo. Ma è vero, perché il Monticelli gioca veramente un bel calcio. Un calcio secondo me, secondo solo a quello del San Nicolò. Grazie, la ringrazio di cuore. Credo che lei sa che oggi forse ci mancavano i 2 giocatori di più grande qualità di questa squadra, che forse avrebbero dato quel qualcosa ancora in più. Però ripeto, è brutto che io lo dica, perché chi ha giocato bene, e io non devo parlare soprattutto degli assenti ma di chi ha giocato.
mi permetto di dire, visto questo bel rapporto che abbiamo creato già all'andata a Campobasso, di fare le condoglianze alla famiglia Bellomo per la scomparsa del grande ex giocatore che si è avuta. Abbiamo avuto un'altra mancanza, anche Piero Armanetti, che è stato team manager del Campobasso della promozione in Lega Pro, fratello di Guido Armanetti, bandiera del Campobasso. Però io non ho avuto nelle ultime settimane è stata dura anche da però io non ho avuto fortuna di conoscerlo. Invece Bellomo, io ho avuto il piacere di giocare con il figlio, quindi c'era un discorso di tradizione, quindi voglio dire, porto le mie condoglianze a tutto l'ambiente e alla famiglia Bellomo. Grazie.